Bene, se avete le domande, volentieri. Quando le due colonne, Jachim e Wolf, si incrociano nel caduceo, riuniscono questi due elementi che si erano separati Che vorrebbero separarsi perché sono stati posseduti dalle gerarchie dell'ostacolo. Quindi, detto in un altro modo, Lucifero ha preso per sé la saggezza dello Spirito Santo, Ahriman ha preso per sé la potenza del Padre, ed è rimasto solamente uno dei tre fondamenti di tutto quello che è il rapporto tra l'uomo e il cosmo e l'operato della Trinità, che è l'amore. Quindi, se saggezza e potenza è possibile accrescerle o diminuirle, l'amore in se stesso è sempre completo. Quindi è l'unico elemento che può trascendere queste due forze che pure sono forze trinitarie, della saggezza e della potenza. È in qualche modo legato anche a questa neutralizzazione della grazia, della forza, nell'armonia bellezza. Quindi il Mercurio che rappresenta il Cristo, c'è questa riunificazione con il caduceo di queste due forze che tornano all'origine. Può Che essere. tornano all'origine, vengono ricondotti in equilibrio e quindi l'autocoscienza, che è l'io sono, può manifestarsi pienamente. Vengono posti nella loro giusta sfera, nella loro giusta azione, perché chiaramente sia la saggezza che la potenza hanno un ruolo. Il mondo spirituale ha bisogno sia della saggezza che della potenza. Senza la potenza non può esprimersi nel fisico sensibile, senza la saggezza non può organizzare quello che è l'azione di tutti gli elementi che compongono la creazione, e l'amore unisce queste due polarità. Ed è per questo che l'intervento del Cristo ha richiesto dell'io sono. Doveva avvenire una volta che l'umanità fosse pronta per riceverla, o come nel nostro caso, più specificatamente, nel momento in cui l'evoluzione sarebbe andata in senso discendente, completamente divisa tra saggezza e potenza, detto in un altro modo. Un'altra domanda era questa, rispetto ai numeri, rispetto quindi all'aspetto cabalistico, non Sì. so, nella data di nascita di un essere che si incarna, si può leggere così appunto qualcosa legato a una provenienza o. Tenendo conto che in realtà da un punto di vista occulto si possono fare una miriade di operazioni, quindi anche eventualmente il trasformare i numeri in pianeti, quindi in forze planetarie, c'è da dire che non è tanto bene perdersi diciamo, in questo tipo di forma antica di conoscenza, e quindi è una forma essenzialmente di divinazione, perché fondamentalmente questa faceva appello a delle forze ataviche di chiaroveggenza, non a delle forze logoiche, quindi logiche, in un senso alto del termine, cioè dell'io sono. Resta il fatto che, intese in un certo senso, le forze agenti, per esempio nel tema natale, possono essere rese comprensibili ed utilizzate per l'evoluzione dell'anima umana, questo sì, per la sua riconnessione allo spirito. Questo chiaramente sì, ma ci sono tutta una serie di pratiche che in realtà portano a dei significati che sono abbastanza limitati, diciamo così, per l'uomo odierno. Poi
possono essere interessanti da un punto di vista storico, possono avere il loro valore, ma davvero l'io trasmuta tutto. Quindi nel momento in cui l'io entra nell'evoluzione, tutto viene cambiato. Gli alchimisti interpretavano le quattro lettere INRI come Igne Natura Renovatur Integra. Igne, che è il fuoco, che abbiamo detto essere appunto associato all'io, rinnova completamente la natura. Quindi tutto quello che viene bruciato dall'io viene rinnovato. È il processo dello Spirito Santo, del rivivere nello Spirito Santo. Quindi in qualche modo tutto del passato è presente, ma in una nuova forma. Quindi non può essere ripreso nulla che sia in una forma passata così com'è, anche se fossimo in grado di ricostruirlo completamente, perché lo stato di coscienza del passato non è quello del presente e non sarà quello del futuro. Cercato di vedere come si costruisce la spada di Michele, fiammeggiante, la folgore di Michele, e ci ha detto che con questa spada o folgore Michele trafigge la pelle del drago per cambiare il drago dall'interno. Ci puoi dare una definizione del drago, anche facendo riferimento al simbolo del drago in alchimia e alle differenze, per quel che mi concerne, tra il drago e Arimane? Allora, in un certo senso Arimane è il drago. Da un punto di vista alchemico, l'immagine del drago rappresenta il caos degli elementi, cioè il fatto che gli elementi, nel momento in cui l'uomo si desta a una prima coscienza dell'io, li ritrova in una forma caotica, in una forma in cui l'io dell'uomo non c'è ancora. Quindi, quando si dice che la spada di Michele entra dentro la corazza, la pelle del drago, e lo cambia dall'interno, lo trasmuta dall'interno, si intende il passaggio dalla prima metà della Tetractis alla seconda. Il drago è il caos degli elementi che senza l'io vorrebbero andare ognuno per conto suo. Quindi il fuoco, l'aria, l'acqua, la terra, ognuno tenderebbe a una forma dissipativa, disgregativa. L'io fa da centro riorganizzatore. Quindi questo drago, che in un certo senso vorrebbe trattenere per sé le forze degli elementi, questa è per esempio l'immagine del drago che veglia e dorme, in qualche modo trae il suo potere dal tesoro che ha accumulato, l'oro rappresentando l'espressione fisica dell'io e della saggezza, quindi il drago che vuole accumulare e vuole trattenere per sé in una forma egoistica, quello che invece la spada di Michele va e libera organizzando una nuova forma. Quindi la folgore di Michele, in questo senso la spada fiammeggiante, è anche il pensare che diventa infuocato, Steiner lo chiama il principe infuocato del pensiero, che discende nell'aspetto fisico che si è cristallizzato della fisicità, della saggezza, della natura, dell'io sono, e lo trasmuta all'interno. Questo è quando abbiamo detto che il mercurio dà, in un altro senso, da liquido diventerà fisso. Ovvero, la saggezza della natura deve essere trasmutata in amore. Quindi, questa è l'azione trasmutativa dell'Arcangelo Michele e poi, come secondo passo, quello della Sofia e poi del Cristo vero e proprio. Io ho una domanda molto, forse banalissima, ma quando noi vediamo questo uomo, qual è la parte destra, la parte sinistra? Cioè, questa è una domanda, ma... è un altro aspetto che in qualche modo abbiamo evitato di complicare, perché nell'epoca prima del Golgota noi dovevamo immaginare quest'uomo voltato di spalle. Dopo il Golgota noi lo dobbiamo immaginare che guarda a noi che osserviamo. Questo perché chiaramente la coscienza dell'io, cioè
la scintilla divina è entrata dentro l'uomo, l'uomo singolo, e quindi ha una coscienza di veglia in cui si percepisce come un io sono, come un io individuale. Quindi abbiamo evitato di dirlo, ma originariamente è voltato di spalle, poi si gira verso chi lo guarda. Questo aspetto è il fatto che Dio originariamente era inconscio, quindi dà l'aspetto, quindi il Dio io, dà prevalenza all'aspetto della schiena e del cervelletto, quindi di tutta quella che è la parte occipitale, che è l'inconscio, la parte più profonda dell'inconscio, quindi che domina inconsciamente tutta quella che è la creazione, la natura e l'umanità, anche nella sua prima parte dell'evoluzione, e poi dopo l'incarnazione del Cristo questo uomo si volta perché Dio assume il volto dell'uomo. E quindi è possibile, ovviamente facendo un cammino di ascesa, osservarlo nel volto. Questo è il rapporto che Steiner ci racconta tra il Cristo e Michael, in cui nel momento in cui Cristo scende dalla sfera solare alla sfera terrestre, Michael, quando evolve da arcangelo ad arcai, diventa il volto del Cristo sul sole. Quindi questo chiaramente implica un percorso iniziatico. In assenza del percorso iniziatico, in qualche modo, la divinità dell'uomo ci è sempre celata, quindi noi percepiremmo questo uomo sempre voltato di spalle, questo uomo cosmico. Un'altra domanda, se ci puoi spiegare la differenza tra la numerazione indiana e araba e la nostra occidentale attualmente, perché ci sono comunque ancora queste differenze dei numeri, proprio della grafia dei numeri. Sì, noi dobbiamo chiaramente c'è un legame. Noi dobbiamo pensare che quello che noi leghiamo all'elemento del numero in realtà è una resa simbolica del numero. Quindi in un certo senso il numero può essere espresso in una miriade di forme, può essere espresso anche semplicemente da bastoncini o diciamo dei sassolini o qualsiasi altra cosa si possa contare. Questo è legato ovviamente anche alle dita della mano. Quindi essenzialmente le forme nel quale queste si sono fissate per enumerare nel tempo sono legate al contesto del luogo, del tempo e dello stato di coscienza di quel popolo quando ha fissato l'enumerazione, la capacità di enumerare. Quindi noi troviamo diversi sistemi e diverse modalità in quanto sono legati agli stati di coscienza che avevano. Per esempio i numeri romani in qualche modo ci indicano che ci sono dei numeri più importanti. Ci sono dei numeri che, per esempio, la I capitale, la I maiuscola, che rappresenta l'1, può raggiungere il primo, il secondo, il terzo, e poi abbiamo un numero più importante, che è il 5, al quale per avere il 4 sottraiamo un 1. Quindi questa logica, per esempio, del romano ci indica che aveva come capisaldi l'1 e il 5, non tanto il 2, il 3 e il 4, che sono tenibili da dei numeri che sono considerati più importanti degli altri. Quindi questo, per esempio, nei tarocchi di Marsiglia, si vede un elemento molto ingegnoso, perché se per il romano si doveva sottrarre qualche cosa a un numero più importante, nei tarocchi di Marsiglia noi vediamo che la numerazione è sempre solo progressiva, anche usando i numeri romani. Quindi si trova 1, 2, 3 e il 4 rappresentato da 4, 1 romani. E poi diventa 5, e poi così via, sempre e solo in aggiunta. Questo indicando che non era possibile, in un certo senso, per uno stato di coscienza, tornare indietro. Quindi il modo in cui questi numeri venivano usati dipendeva sempre dallo stato di coscienza di dove questi si erano cristallizzati. Infatti il 2, per esempio, è la svastica che troviamo in tutta la cultura orientale. Sì, ed è,
Siccome questa è la sfera dello zodiaco e al centro dello zodiaco c'è il sole, è il ciclo del sole nel corso dell'anno. Questo è evidentissimo. È comune nella cultura. Sì, è la chiamata anche croce solare. Possono essere anche 4T che rappresentano i quattro elementi, se vogliamo, le quattro stagioni. Questi numeri sono di derivazione araba e quindi sì, c'è comunque una continuità. Gli arabi che sono stati tra i più grandi astrologi, esatto. Astronomi. I quali hanno preso la numerazione indiana. Sì, sì, chiaramente anche lì si potrebbe fare una trasformazione basata sugli stati di coscienza. Esatto. Che aveva. Quindi in qualche modo abbiamo visto il segreto dell'abisso, che è il passaggio appunto dall'immanifesto al manifesto con l'antico Saturno e il fatto che i troni creano il germe del corpo fisico, il mistero, il segreto ineffabile del numero e il segreto ineffabile dell'alchimia. Se l'abbiamo visti nel corso, diciamo, di questo seminario in modo abbastanza completo. Per quel che concerne il triangolo 4, 5, 6, in cui parlavi del ribaltamento, verso l'alto. Si può dire che dal punto di vista della rappresentazione esoterica cristiana, quando si dipinge il Cristo con il cuore al centro e con la fiamma sopra, quindi il simbolo del fuoco, il triangolo che va verso l'alto, sia la rappresentazione dell'avvenuta trasformazione in questa direzione, quindi la connessione con la Sefira semioculta. Sì. Diciamo che appunto questa sfera occulta che si chiama, già che è stata citata, si chiama Da'at, che è la gnosi, che è un punto in sostanza un vuoto, perché di fatto è qualche cosa che prima era sopra, che poi è caduto sotto. La gnosi è, da un lato, la conoscenza dell'io sono portata dal Cristo, quindi tutte le volte che l'io sono parla di se stesso, quindi che il Cristo parla di chi è, di qual è la sua missione, sta enunciando diciamo dei principi che riguardano l'io sono. E la conoscenza dell'io sono è la gnosi. Gli gnostici hanno creato tutta una serie di sistemi basati sugli antichi misteri trasformati attraverso il mistero del Golgota, nei modi più diversi, per cercare di raggiungere questo stato che nell'incarnazione è il più elevato possibile, perché oltre lo stato della gnosi, che peraltro è collegato a Saturno, non è possibile andare in un corpo fisico. Quindi l'iniziato più alto può raggiungere solamente questo punto prima di lasciare il corpo fisico con la morte e l'escarnazione. Quindi quando il Cristo viene rappresentato ad enunciare i principi dell'io sono, è sempre in riferimento a questa undicesima sfera, la sfera della gnosi. E chiaramente il triplo 11, che è il numero 33, è chiaramente legato a tutto quello che sono le vicende dei Vangeli. Quindi in un certo senso il Cristo, dal punto di vista gnostico, restaura la possibilità dell'umanità di ritornare al mondo spirituale donando la gnosi, che è la conoscenza dell'io sono, la conoscenza del Cristo. Quindi con questo ribaltamento si ha una bellezza che guarda verso il basso e una bellezza che guarda verso l'alto. Sì. Peraltro questa è la ragione per cui in alcuni rituali massonici che sono legati alla tradizione Rosa Croce ci sono candelabri triangolari con 11 candele sopra. Ce ne sono 3. Quindi questo è il motivo, rappresentano questo processo. E il candidato chiaramente rappresenta il regno o io incarnato che rivive tutto il processo per raggiungere la gnosi cristica.
un pensare completamente spirituale, un pensare completamente compenetrato dall'elemento del Cristo.